siamo qui a fare proprio un focus sulle fonderie Pisano. Purtroppo anche oggi abbiamo subito l'inferno nella Valle dell'Irno con miasmi intollerabili, una puzza di ferro bruciato e polveri nere. Continua la fonderia Pisano a creare disagi e danni alla popolazione, continua imperterrita a creare danni. Noi non ci arrendiamo, oggi siamo qui, faremo questa manifestazione con i medici di Medicina Democratica che hanno messo nero su bianco che è necessario fare uno studio epidemiologico, studiare tutta la popolazione e dimostrare quello che già sappiamo, che la popolazione nella Valle dell'Irno, come per Taranto, ha subito le stesse conseguenze, ovvero è stata esposta a polveri metalliche, a miasmi intollerabili, ma soprattutto a polveri sottili, cadmio, piombo e così via, che hanno creato gli stessi danni alla salute creati per Taranto, naturalmente in dimensioni diverse, tutto proporzionato all'entità e al numero ai numeri dell'impianto, ma le conseguenze sulla popolazione, sia sul piano della salute che sul piano dell'ambiente, sono paragonabili a quello che è successo all'Ilva. Questo lo scrive nelle relazioni i dottori di Medicina Democratica, che hanno mandato anche un segnale chiaro anche alla Procura di Salerno, spiegando che la linea guida fondamentale per scoprire se ci sono danni e morti accertate correlabili alle fonderie Pisano, bisogna fare uno studio epidemiologico, studiare tutta la popolazione e tutti i tipi di patologie. Oggi la scienza analizza, è riuscita a dimostrare i nessi di casualità per Taranto per quanto riguarda patologie di vario genere, non solamente quelle alle vie respiratorie, ma anche alla vescica, anche al cervello, a tutte le vie respiratorie e anche le leucemie. Quindi anche stasera analizzeremo il perché a Salerno si sia fatta una scelta sbagliata, non si sia seguito la scienza anche come procura per dimostrare se esiste oppure no un nesso di casualità. Noi siamo convinti che esiste, ne siamo convinti perché la Valle dell'Irno è martoriata da malati di tumori, di patologie di vario genere, perché guardate, a Taranto è stata presa in considerazione per capire i danni causati tutte le tipi di patologie, anche le polmoniti frequenti, anche le allergie, una serie di patologie anche non croniche, perché le patologie croniche sono la parte della punta dell'iceberg, ma tutta una serie di patologie, anche nei bambini e così via, possono essere causate dall'inquinamento atmosferico. Saremo qui con il contributo anche dei medici, del professore Colombis e di Avallone Gennaro, ricercatore all'Università di Salerno. Saremo qui per parlare e organizzarci ancora una volta per chiedere giustizia e ottenere che il mostro di Fratte venga fermato. Anche stamattina alcune persone sono andate in ospedale, si sono fatti defertare perché hanno subito gravemente i miasmi intollerabili provenienti da quella fabbrica e l'arrivo di polveri nere. Anche oggi è stato l'inferno in terra nella Valle dell'Irno. Beh, noi abbiamo notificato due atti di diffida. Il primo atto di diffida consiste affonda le sue radici nel fatto che c'è una carenza dell'avvio del procedimento, dell'attività all'epoca carente da questo punto di vista e quindi impossibile da far proseguire l'attività. Per la verità la carenza di questo atto determina una semplice contravvenzione, però quello che a noi interessa è che riapre la possibilità per il Comune di intervenire e quindi di valutare l'eventuale nocività dell'attività e dare anche eventuali prescrizioni perché l'attività venga svolta possibilmente in coerenza con i valori della tutela della salute. L'altro aspetto che noi abbiamo voluto rimarcare è l'aspetto ultimo, questo è il secondo atto di diffida che abbiamo mandato,
laddove sono stati sequestrati, è stato sequestrato materiale ferroso che veniva utilizzato per l'attività della fonderia, che risulta inquinato e quindi con conseguente inquinamento, all'esito della lavorazione dello stesso. Abbiamo chiesto al sindaco di intervenire con estrema incisività in quanto, commissario di governo, ai fini della tutela della salute dei cittadini. Resta sullo sfondo il dato che, nulla si sta facendo con riferimento alla delocalizzazione dell'impianto. Perché è chiaro che la battaglia che viene svolta è una battaglia che, per l'amor di Dio, vuole anche tutelare i livelli occupazionali, ma tutelando innanzitutto, il diritto alla salute di coloro che, hanno la loro abitazione, vivono e svolgono la loro attività attorno a questo opificio che oramai è inserito in una zona che non può essere più considerata come industriale. Quindi la delocalizzazione è il punto all'ordine del giorno. Nelle more la caotica volontà dei proprietari di voler continuare questa attività, al di fuori di tutte le garanzie per la tutela del diritto alla salute, determina la nostra richiesta di procedere all'immediata chiusura dell'opificio.